Salve a tutti ragazzi e benvenuti ancora qui. Oggi siamo su Far Cry 3 un'altra volta e siamo pronti per... Ah, guarda qua, c'è la bacheca per un'altra missione. Allora, dato che c'è la bacheca qua davanti, andiamo a fare una caccia agli animali o una caccia all'uomo. Aspetta un attimo, questa mi dà 275 dollari e questa mi dà 275. Un raro orso immortale ha ucciso dei campeggiatori. Caccialo con lo shotgun fornito in loco. Dai, io direi di far questa. Poi magari se ci mettiamo troppo poco potrei fare anche l'altra, farne due in una botta sola. Allora, io dovrei... Ah, beh, dai, siamo lontani solamente 130 metri, non è tanto. Molto bene. Andiamo a uccidere questo orso apparentemente immortale. Ah già ragazzi, dato che siamo in una zona di mappa completamente oscura, quindi forse la prossima volta andremo a... Però, il zio Peppina, io direi di lasciare l'RPG. L'RPG perché è gratuito. Lo posso trovare gratuitamente nelle... Vabbè, lo posso trovare gratuitamente. E poi non aveva gadget sopra. Ok, avviciniamoci di quel che basta. Intanto la strada si sta andando... Credo fosse un uomo. Si sta andando a fare... Ah, ma... Ok, siamo già arrivati nella zona di caccia. Allora, dobbiamo trovare un orso. Caccia il raro orso immortale. Ho sentito qualcosa. Ok, saliamo su questa montagna se... No, non ci può. No! Cavolo faccio ad arrampicare di qua? Non si può. Vabbè, abbiamo capito che di qua non si sale, però io ho sentito un qualcosa. Prendiamo intanto questa pianta. Qui c'è una grotta. E che cosa me ne faccio io di una grotta? Che ho sentito? Porco! Madonna, 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 chi è questo? Cazzo. No, 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 no. Porca. Guarda, che orso di merda. Oh, è morto. Minchia, alleluia. Madonna, che brutto che era. Era una merda. Intanto scoiamolo. E ci fottiamo la pelle. Madonna, che brutto che era. Mio Dio, pelle dell'orso immortale. Ecco adesso da dove siamo, da dove si esce? Da qua, sì, in effetti. Hola, ok. Vabbè dai ragazzi, non mi è sembrata così lunga questo gameplay. E infatti andremo a fare la caccia all'uomo che vi avevo promesso. Ops. Va bene. Ok. Finché la macchina va, a me non me ne frega niente, finché funziona. Se poi si mette a fumare già non vedo niente. Scusate, ma io alla guida faccio veramente cagare. Soprattutto se è in prima persona, perché se è in terza persona ancora. Ma in prima faccio veramente schifo. Ah. Dopo proviamo a tornare là a vedere... Anzi, no, vabbè, dai. Anzi, mi riprendo il mio shotgun, cioè il mio RPG, scusate. Allora. Vediamo un po'. Lanciagranate. Eccolo qua. Usa. Al posto... No! Merda! Merda! Ah, ok. Va bene.
E quindi? Ah, già, dovevo fare la caccia all'uomo, il che significa che andiamo. Cacciare, intanto questi hanno preso. Che figo, perché sto. Merda, merda! Porco due. Che cazzo è successo? Ma. Stai esplodendo. Ragazzi, sta succedendo qualcosa di veramente strano. Ci hanno mandato a fuoco tutto. Ho fatto però saltare in aria la loro macchinina. Vabbè, ragazzi, non lo so. Non c'è più niente. Madonna, che spavento. Ok, facciamo. Fai onore ai Rakiat. Uso un pugnale per uccidere un pirata accampato nella foresta qua vicino. Ai proiettili. Ok. Non c'è nulla da temere. Andiamo nella foresta qua vicino. Se solo mi facesse salire. No. 179 metri, 189. No, perfetto, mica tanto. Perché qui di fianco, cioè. Vuol dire che mi avvicino se mi sgamano. Siamo nella merda. Ricordo che sto giocando modalità difficile, quindi è veramente difficile. Ok, appostiamoci qua, appena fuori l'area della missione. Ma già ne vedo uno. Quello, due tizi che ci potrebbero mandare a fuoco, in fiamme. Iniziamo a uccidere quelli. Allora, avviciniamoci in maniera stealth. Cos'è quello? Ah, una roccia, ok. Maniera very stealth. Ok, siamo nella zona della missione, ragazzi. Là ce n'è uno. Un fuciliere. Merda, quello ci darà un fastidio. Oh, ho beccato pure il capo, bene. Quindi abbiamo un totale di due fucilieri, due tizi piromaneschi e un corazzato. Ok. Il problema è che io da qua potrei farli anche fuori tutti con il fucile d'accecchino. Però poi si allarmerebbero e mi verrebbero a cercare, quindi direi di fare fuori questo che è lontano da tutti. E nessuno se n'è accorto. Poi faccio fuori anche quello là. E nessuno se ne accorge. Merda. Merda, questo ce l'ha visto. Questo mi sa che se n'è accorto. Ma adesso ce ne sbattiamo. Ok. Dai, la cosa importante è che non mi abbiano visto, quindi scendiamo da queste rocce. Di merda. E andiamoci. Quello lì, questo corazzato che sta arrivando da queste parti, se gli sparo in testa non si fa praticamente nulla. Ha la corazza infinita. No. Però è troppo vicino questo, cioè se gli sparo questo qua mi guarda, mi vede. Merda. Oh, cazzo, questo sta arrivando di qua. Dai, non posso passare tra sti alberi di merda. Dio buono. Bravo, bravo. Porca merda, che liscio di. Madonna. Madonna, ragazzi, ma devo fare pratica con la mia mira. Ok, questo lo posso. Di nuovo. Posso vacillare. Meglio dare un'occhiata. E poi lo ammazzo. Dai, 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 dai. Oh. Tu! L'ho perso! Datemi una mano! Ok, colpo alla testa, però vedete che l'ho preso da dietro, altrimenti non. Non sarebbe valido il colpo perché aveva la maschera protettiva. Dai, metti qua. No, merda, è andato dietro la casa. La cosa importante è che il capoccia non ci deve uccidere.
Porco! Ok. Madonna, madonna. Oh! Quello lo dobbiamo uccidere col pugnale, il che significa che prendiamo un coso a corto raggio, così non abbiamo il rischio di ucciderlo. Giriamogli intorno. Scivolata, scivolata radioattiva dietro l'albero. Ah, ecco cosa cosa può venire utile. Adesso gli tiro un sasso e lo attiro da questa parte. Ecco, proprio ha funzionato a merda. Però missione compiuta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Oh, ci abbiamo pure guadagnato. Banconota in polimeri. Boh, vabbè ragazzi, io secondo me è andata anche piuttosto bene per questo gameplay. Abbiamo fatto due cose, abbiamo fatto una caccia all'uomo e una caccia all'orso che sono andate benissimo. Io direi di rincontrarci in un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi.